I riflettori accesi sulla piscina dei Mosaici qui al Foro Italico per la quinta giornata di A1. Si affrontano Lazio contro Savona, un match sicuramente interessante per quella che è la classifica. Giù il galleggiante e Lazio che strappa il pallone. Uomo in più per la Lazio. Il tiro di Nicolas Elfic, 1-0 Lazio, l'australiano per sbloccare l'incontro. Attenzione però, c'è un'espulsione fischiata, l'Antonucci può giocare veloce, il Savona che trova la rete con Novara, 1-1. Il tiro ancora Soro che tiene a galla la Lazio. Vitale, va nel pozzetto, Pachaliev. E la rete, la rete. Abbiamo avuto un vantaggio sulla prima linea e Narciso è andato in rete. Si libera Ferrante che riceve, 4 secondi per concludere, Marco Ferrante, più 2 Lazio, 3-1. Seguiamo allora Campopiano che tenta il numero, Campopiano ancora, prende espulsione commessa da Marini che concede di fatto quindi un tiro di rigore. Parte Rizzo, il tiro e la rete per Savona che accorcia le distanze, 3-2 il punteggio per la Lazio. Buona anche la gestione dell'uomo in più in alcune situazioni. La Lazio che torna spesso a zona, il Savona che è un po' più intraprendente con il pressing. Giù il galleggiante, secondo confronto, questa volta in favore del Savona. Si va da Rizzo, ancora Vuskovic, il tiro e la rete del pareggio, 3 pari a segno Vuskovic con l'uomo in più. Palla a Molina, si alza Molina, prova a recuperare Giorgi. Ancora una bracciata per Molina, il tiro e la rete, il vantaggio per la prima volta del Savona. Tanto espulsione, gol di Narciso, la doppietta di Narciso che subito riporta in parità la formazione biancoceleste. Palla che viene servita al centro, Novara si gira ma ancora Slobodan Soro. Cerca con lo sguardo Narciso, non lo trova, lo serve adesso! Andrea Narciso riporta avanti la Lazio con una tripletta di splendida fattura. Ma qui il gol per metà va consegnato al nostro Daniele Giorgi. La palla resta al Savona che Rizzo prova a portare avanti la palla su Novara ancora dal centro. Il gol del pareggio. Elfic che può provare ad andare a tu per tu contro Morretti. Recuperato però. Va da Colosimo, ha spazio Colosimo ante a sé, si alza Colosimo, il tiro, la rete del capitano, a un minuto dalla fine del secondo tempo, riporta avanti la Lazio, Antonucci, serie di finte, cambia fronte, Vitale, ancora Ferrante, il tiro, Ferrante deviato, la rete biancoceleste, più 2 Lazio. È una rete importantissima da parte del nostro mancino Marco Ferrante, ma sicuramente una delle migliori nostre prestazioni, complice anche un ottimo Soro. Giù il galleggiante. Confronto serrato, vinto dal Savona. Causa l'espulsione. Gioca veloce Novara e trova il gol del meno 1, 7-6. Ricordiamo, Giorgi, Elfic, 5 secondi per concludere! Il gol di Elfic, 8-6 il punteggio, doppietta anche per l'australiano. Lazio con Elfic ancora, per Ferrante. Il tiro! Nicolas Elfic, la tripletta dell'australiano, la zampata del canguro. Taggio per Molina, 3 secondi per concludere, il tiro di Molina, Soro. Espulsione fischiata, ripartenza alla Lazio. Avvantaggio la Lazio ovviamente. Intanto Vitale può andare a tu per tu contro il portiere avversario, si alza Vitale. Il tiro, più 4 Lazio, Alessandro Vitale, 10-6 il punteggio. Serie di finte, la palla e il tiro di rigore guadagnato, si lamenta Colosimo, fallo su Pachaliev. Arriva il fischio arbitrale adesso, il tiro e la rete di Campopiano, si riporta a meno 3 il Savona, 10-7 il punteggio. Cambia con Vitale, 10 secondi per concludere, palla al centro per Leporale, esulta il Foro Italico, è arrivato, ci ha messo un po' di tempo quest'oggi, ma il gol di Matteo Leporale è sempre uno spettacolo, 11-7. Ultimo face to face, giù il galleggiante, fondamentale prendere il pallone. Cambio fronte su Rizzo, Rizzo, azione stupenda di Rizzo che regala il gol del Savona dell'11-8. Colosimo per Elfic, il passaggio al centro per Matteo Leporale, ancora più 4. Ora c'è un piccolo
vantaggio, vediamo se lo serve. Il tiro, una sassata di Bianco, questa volta trafigge Soro, 12-9, ancora meno 3. Attenzione, bisogna scalare però, a spazio Vuskovic, non va a chiudere la Lazio il tiro di Vuskovic, erroraccio in difesa, 12-10, si rifà sotto il Savona. Vuskovic a spazio, scala la Lazio, il tiro di Vuskovic, meno 1 Savona, 2 minuti dalla fine. Ancora Colosimo, si libera Elfic, ancora lui, l'eroe di giornata, più 2 Lazio a 1.36 dalla fine. Polina, Campopiano. Palleggio per Novara, ancora dal centro, un gol di differenza a un minuto dalla fine, 13-12, non finisce mai questa partita stupenda. Palla adesso all'Eporale, non c'è fallo, situazione veramente al limite, fallo in attacco fischiato all'Eporale, anzi, veramente al limite questa scelta arbitrale, momento decisivo della partita, attenzione che Rizzo prova ad andare a tutta birra, vantaggio dinamico per Savona. A spazio Piombo, va da Vuskovic, il tiro e il pareggio del Savona supera la linea a 22 secondi dalla fine. Palla rubata dalla Lazio, finisce il match, 13-13, nulla da fare, un punto poteva andare bene la Lazio all'inizio di questo match, ma per come si era messa la partita è un po' una beffa per i colori biancocelesti. Sì, una beffa, però ci dà un'indicazione importante, ci possiamo giocare alla pari con tutti qui al Foro Italia, quindi io vedrei il bicchiere mezzo pieno nonostante il pareggio, nonostante i 4 gol di vantaggio. La Lazio ha affrontato una grande squadra, l'ha messa sotto per 3 tempi, quindi bicchiere mezzo pieno per quanto mi riguarda, un punto potevano essere 3, ma ci va bene uno e la consapevolezza che possiamo giocare, ripeto, con tutti quanti qui al Foro alla pari.